Allora, mister Colucci, domani l'ultima partita del girone di andata, una trasferta tosta contro una squadra che ha fatto un buon cammino in questo girone di andata. Sì, una trasferta difficilissima. Taranto è una buona squadra, organizzata, sta facendo un buon campionato, un merito a loro. Noi sappiamo di affrontare appunto una squadra che tiene bene il campo, in salute, e quindi dobbiamo essere bravi a limitarli nelle loro giocate e quando c'è la possibilità dobbiamo fare la partita. Fermo restando che sono convinto che sarà una partita tosta e difficile. Mister, facciamo un passo indietro. Cosa non le è piaciuto della partita contro la Paganese e cosa si deve evitare per fare qualcosa di importante a Taranto rispetto all'ultima vinta 5-3? Tanto parto dagli aspetti positivi, mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi che nel momento in cui abbiamo subito il gol del pareggio dell'1-1 e del 2-2 hanno avuto subito una reazione feroce e questo è importante, lavoriamo anche su quello. Bisogna lavorare sulle disattenzioni, le disattenzioni nostre diciamo più che laddove c'è la bravura dell'avversario. Si applaude l'avversario quando fa una giocata dove non sempre, se c'è una giocata fatta bene dall'avversario, sbaglia il difensore o il centrocampista, diciamo del Picerno. E quindi dobbiamo lavorare sui nostri limiti e migliorare. Ecco, quello là ho parlato già con i ragazzi, poi è logico che mi viene sempre da dire che chi va per mare imbarca acqua, quindi chi gioca ci sta che possa sbagliare. Anche perché in questo campionato, l'abbiamo capito, in questo girone di andata, ogni minimo errore si viene condannati, quindi bisogna fare grandissima attenzione. Sì, è un campionato difficilissimo, lo sapevamo, affronti città, squadre importanti, no? E quindi noi che siamo una piccola realtà, quando va in campo, no? Sappiamo che portiamo in campo la nostra comunità, il nostro paese, e quindi dobbiamo con umiltà farci rispettare. In questa settimana qualche testata importante ha titolato Picerno quasi meglio del Bari per questa media punti dall'arrivo di Mister Colucci. Quanto è importante affrontare questa partita in un momento così bello, emozionante, non solo per la squadra ma per l'intera comunità, perché Picerno arriva in Taranto con 10 punti nelle ultime 4 partite dall'arrivo di Mister Colucci. Guarda, i complimenti fanno sempre piacere, bisogna saperli, diciamo, riconoscerli. Calibrare. Eh sì, bisogna avere grande equilibrio, fanno piacere, però noi non dobbiamo perdere di vista quello che è il nostro obiettivo, di raggiungere la salvezza quanto prima e lavorare con entusiasmo, perché poi vincere aiuta a vincere, lavori meglio col sorriso sulle labbra. Fanno piacere, però poi bisogna farsi scivolare addosso e lavorare come stiamo facendo d'altronde.